Oh, ragazzi, che canzone! Stupenda, Lele, top! Cocò, bellissima! Mi piace, detto. Dove lo faccio, Cocò? Altri mondi! Mamma, mi ha detto che c'è tutti i bordi, ora domani mattina dobbiamo pulire. Non ce ne sono più ora, però. No, ora sono tutte stecchite. Ah. Fai tutto il bordo. Ok. Non esagerare, però. Faccio anche la... bambine piccole. Chiudo qua, no? No, non c'è. Ti porto nel paese del football. Stasera avrò un racconto. Quando arriveremo a 40.000, perché siamo 36, ti porterò, te e i nostri amici, nel paese del calcio. E ricordati, questo racconto che ha cambiato la vita dei protagonisti, anche di uno di quelli che avevi tu stasera ospite, e cambierà tutte le vostre vite. Senti, caro cammellaccio. Allora, preparati perché dobbiamo andare a Roma. Sì. Perché tu sai che Francesco ha fatto un'agenzia di scouting. Allora mi ha detto, devi venire a Roma, vieni a darmi una mano, no? Io ho detto, guarda, vengo col cammello perché il cammello conosce tutti. In Sud America conosce tutti quanti, qua in Sud America. E dice, sì, lo so. Quindi tra 20 giorni e un mese andiamo a casa Totti e parliamo di lavoro, di giocatore, football. No. Noi copriamo il mondo, non solo il nuovo continente. Che ora che cominci questa cosa a riecheggiare da qui all'eternità, come dice Massimo Decimo Meridio. Gladiatore. Dimmi un po', dai, fammi il punto, che dopo incalzo io con la storia giusta. Che no, non no, sapete... No, ho fatto due belle... Vabbè, con Fra abbiamo riso, perché tanto ne abbiamo già fatti 2-3 di dirette. Con Alex abbiamo riso, stato divertente. Abbiamo parlato un po' dell'Under 21, quando mi ricordo una partita che giochiamo davanti io, Del Piero e Inzaghi. Under 21 in Ucraina. Poi lui, il giorno prima, durante il riscaldamento, facciamo il torello e lui casca, col gomito si va a far male a una costola, casca male, non respirava più. E noi tutti a prenderlo per il culo, lui non respirava. E lui dice, cioè, per dire come eravamo quei tempi, tutti a ridere, uno cascava a terra, tutti a ridere, no? Poi dice, poi abbiamo fatto la partita il giorno dopo, io, lui e Pippo davanti, dice, boh, non l'abbiamo mai ciappata, botta cazzotti, campo nero, non c'era l'erba, era nero, era, e fa dopo galante. Poi dopo abbiamo parlato di, mi ha chiesto della Spagna, com'è giocare in Spagna, se è più facile, meno facile, guarda che la Spagna è diverso mentalmente, è un calcio che dove bisogna attaccare, e qua è un calcio dove comunque prima si pensa a non prenderlo, no, il gol, quando sono là, quindi completamente due mondi diversi, no? Poi abbiamo parlato un po' di mondiali, ma una bella chiacchierata, poi diceva, ma io ti vedevo sempre che facevi questi addominali, i dorsali così, tutti i giorni 300 tutte le volte che finivi l'allenamento. E gli dicevo, perché mi avevano detto che quando uno crossava, io saltavo, quando ero in aria, se uno mi toccava, non mi spostava, allora io malato, mamma, dorsale, dominante, tutto il giorno con questa roba. Come dicevamo, come erano malati a far gol, se non facevano gol, incazzati, non dormivi, sai le robe di... che comunque... Io guardavo lui, Inzaghi, quell'altro, ma cazzo, ma questo qua ha fatto gol, cazzo, devo fare gol, tutto così era. Sono stati bei anni. No, poi voi eravate, allora, te 73, Del Piero 74, Montella 74, Inzaghi 73, Del Vecchio 73, vabbè, Francesco era più giovane perché era 76. Sì. Però eravate tutti di quell'epoca, cazzo, siete un po' cresciuti insieme. Chi ha fatto un percorso diverso?
Chi ne ha fatto un altro, però tutti insieme, insieme. Tutti nel, dall'Under 21 Nazionale A, da 15 anni. E lasciando un segno incredibile nel calcio. Cioè un segno importante, cioè anni importanti là davanti. C'era l'imbarazzo della scelta. Cioè non venivano convocati giocatori che, erano, che potevano essere capocannonieri, nelle nazionali. Oh. Comunque stasera voglio dirti qualcosa. Si vede un po' male te, Te l'hanno già scritto. Si vede un filino male te. Se rimane così la connessione va bene, perché comunque ragioniamo. Cioè siamo diretti. Però non la dice la Coco, però io mi vedo bene. Strano. Sì. Sei un po', diciamo così, appannato. Comunque. Ragazzi, vi voglio dire questa cosa qua. Alessandro Del Piero è protagonista di una storia che io ho vissuto insieme a lui, clamorosa, che si chiama la partita jamás jugado. Cioè, quella partita è più importante mai giocata. Ed è una partita che si svolge sulla spiaggia di Copacabana in Brasile nel 2014, dove c'eri anche te. Perché ti ricordi che c'eri te, no? Facevi gli studi per Bein. Ok? Allora, un mese e mezzo in Brasile. Esatto, io sono stato 40 giorni, anche te. Che poi non siamo mai riusciti a beccarci lì. E anche quella sera lì, la sera che racconterò ora, tu ci eravamo messaggiati prima, ma poi dopo, io per non romperti sempre i coglioni, perché se te arrivi non è tutto pronto, fai casino, non te l'ho più detto. E poi è arrivato Del Piero, si è organizzata all'ultimo momento e infatti noi ci siamo sentiti tardi e tu non sei arrivata, perché tu hai fatto qualche foot volley lì, L'hai fatto? Sì, sempre. Tu l'hai fatto. Allora, senti questa storia. Del Piero commenta l'ottavo di finale con l'Argentina, commenta Argentina-Svizzera che fa gol di Maria. Poi arriva Copacabana, noi eravamo già lì perché andavamo e venivamo, c'erano gli studi lì a Ipanema, no? Dove c'era anche il vostro. Arriva Del Piero. Cazzo, tutti sono attenti, perché Alex non era ancora arrivato, aveva cominciato con Sky poco tempo prima, era la stella, no, del gruppo, quindi arriva a Copacabana, sono le 9:30 di sera, e comincia a sentirsi la voce, Del Piero vuole giocare sulla spiaggia. Noi avevamo fatto qualche partita, ma cazzo, no, tra di noi palleggi, Ale vuole giocare, cazzo, Ale vuole giocare, mettiamoci in condizione di farlo giocare. Dai, siamo in 7-8... Quindi, sai, si esce dagli hotel che sono tutti lì, no? Sull'Avenida Atlantica, posto d'una mistica clamorosa, clamorosa veramente. Si respira calcio, si respira vita in quel clima particolare come quello di Rio, no? Dove c'è tutto in quella città, una delle città più belle del mondo, dominata dal Cristo di Corcovado, una roba clamorosa. Quindi camminiamo, arriva Alex, ci spogliamo così, fretta e furia, andiamo in spiaggia. Calma. C'è Alessandro, ci siamo io, ci siamo Billy, Costa Curta, poi c'è Trevisani, c'è Marco Cattano, quello che fa gli studi con me il sabato. Attraversiamo la strada, sai che ci sono tutti i campi con le porte già lì, no? Una cosa meravigliosa, H24 a fare calcio, vero? Cosa accade in quel preciso momento, cammellaccio? Cosa accade? Accade che noi ci prendiamo una porta, campi di 45 metri. Io vedo nell'altra porta dei barilotti, sai, dei cinghialotti un po' tarchiati, che erano tutto tranne calciatori. Ah, attenzione, premessa. Ovviamente, come tutte le storie che vi racconto, poi arriverà a mezzanotte, anzi all'una, quando finiremo questa diretta, documenti, filmati, articoli e video di questa notte, Arriverà tutto. Arriviamo, attraversiamo la strada, ci mettiamo al campo, cominciamo a fare cross tiri in porta, ma non ci basta, siamo italiani. La puta madre, noi vogliamo il confronto, sai come siamo, no? Due palleggi, due sforbiciate, poi cosa vediamo nell'altra porta? Questi ragazzi, di cui tre, hanno la maglia delle Studiantes, tifosi del Pinche di Juan Sebastian Verón. Io li vedo, dico, ragazzi, occhio, non andiamo a stimolarli, perché non è cosa per noi. Mangiano la sabbia, capito? Non conoscono il domani, è dura. Cosa faccio? Mando uno a chiedergli, dicono di no, perché c'è il sesto che non vuole neanche saperlo, si gioca in sei. Loro sono in sei e c'è un sesto che non vuole saperla. Va un altro, però cominciano a dubitare. Vado io, accettano. Si gioca la partita. Quindi la loro formazione, inferiori sulla carta, gioca il portiere, tre dietro, uno in mezzo, il più bravo, e uno davanti. La loro tattica è chiara, Camel, palli in avanti e speriamo il nove. Finito. Loro erano questi. Mi segui fin qua? Loro erano questi e solamente questi. Cosa succede? Noi, due, io e Billy,
ok? Del Piero in mezzo, avevamo un tecnico che era quello meno bravo, che l'abbiamo messo quasi a destra, quasi in mare. sai che era largo fuori da... E avevamo Trevisani, che era un centravanti. Riccardo Trevisani, quello che commenta le partite con me, è un centravanti che ha il killer instinct di Icardi e le movenze di Saurini. Te lo ricordi Saurini? Giocato con me a Brescia. Centravanti degli anni... metà della decade dei 90. Partiamo, giro palla, Billy. Attenzione, stanotte arriverà il post con i due filmati. Non chiedetemi come ho fatto, ma abbiamo i due filmati dei gol nostri. Costacurta, tiro, palo, Trevisani, gol 1-0. Noi dominiamo, loro sono un po' disperati, non hanno proprio né capo né coda. La partita si scalda, noi siamo in gestione. Dove non arriviamo col giro palla, l'alziamo e palleggiamo, sai, 40-50 metri di campo, facciamo anche poca fatica. Palla contesa in mezzo al campo, Alessandro la sposta, tira a giro, 2-0. Il mondo comincia a cambiare. Cammello, il mondo comincia a cambiare. Perché? Io vedo. Perché io guardo, io conosco i miei rivali, so come sono. Si cominciano a toccare, cominciano a dire, ma quello là per me è Del Piero. L'altro gli dice, ma juega, sta a pensare il Piero, no? Ok, continuano a giocare, la partita va avanti, noi volevamo fare 20 per tempo, loro chiedono 15 perché erano colto di fiato, noi presuntuosi che volevamo giocare di più. Cammello, a questo punto loro proprio scoprono Alessandro Del Piero e riconoscono, attenzione, Del Piero, e riconoscono, perché poi lo vedrete dalle foto, dagli articoli che vi metterò, perché questo articolo lo scrive un argentino che era in campo quella sera, che ho scritto anche il nome, che adesso ti dirò, che è incredibile come lui si chiama Federico Burr, ha scritto la descrizione perfetta come sono gli argentini, solo gli argentini fanno, e lui, verso la fine del primo tempo, riconosce anche Costacurta. Non, dice, ma quello è un difensore della nazionale italiana degli anni 90. Quindi loro vedono. Finisce il primo tempo, non cambiamo campo, cose solo di spiaggia di Copacabana. Però, cazzo, loro cosa cominciano? Vanno a parlare con Del Piero. Sei Del Piero? Ok, sì, sono io. Foto, selfie, scherzi, risate, tutti felici, sai, contenti. Io ho detto, da questo momento è cambiata l'inerzia della partita. Perché ci vengono a mangiare i coglioni, ve lo dico adesso. Ve lo dico adesso, loro ci mangeranno i maroni. È finita, non c'entra più la carriera, i soldi, la fama, le minchiate. È cambiato il corso della gara, perché dal selfie ti saltano in groppa. Te lo dico, accadrà questo. Allora, cambiano lo schema tattico, da 3-1-1, 2-2-1. La partita la giocano male, ma hai presente quando vedi che cambia la mistica della gara? Memorabile fu una sforbiciata di Alessandro, che... para il portiere, loro avevano un mezzo giocatore, uno che non ha mai, avrà giocato 5 partite nella sua vita, il sesto che se ne sbatteva i coglioni, e poi c'erano due giocatori che giocavano così, per divertimento. Tu calcola che loro erano lì perché non sono riusciti a prendere il volo per andare a Brasilia il giorno dopo a vedere l'Argentina. Erano quindi incazzati, infelici, bevevano birra, stavano perdendo 2-0 ma hanno riconosciuto Del Piero. Cambia tutta... Cammello, cambia tutta la vita, lo sai bene come cambia. Fanno il 2-1. Fanno il 2-1 perché una palla mezza e mezza, un tiro, il nostro portiere Marco Cattano, che parava con la camicia bianca, prende gol. Mancano 5-6 minuti, cross. Chi fa gol del pareggio in mezzo all'area? Perché noi siamo superficiali, perché cosa facciamo noi? O diamo il meglio degli italiani, o diamo il peggio degli italiani. 2-2, fa gol il sesto, quello che non voleva giocare. Ha pareggiato lui. Ok. 2-2. Finisce la partita. Alex, che loro dicono parlasse un spagnolo, uno spagnolo invidiabile, contratta il... Chi fa due gol vince. Loro dicono, ma la puta madre, siamo qua morti, stiamo vomitando pure le budella, noi non possiamo fare due gol. Cosa succede? Si contratta il golden goal. Si contratta il gol del gol. Io avevo visto già tutto. Rubano palla chi? Il tarchiato
il ragazzo che ha scritto, questo ragazzo qua, questo Federico Bura, il tarchiato, ruba palli in mezzo campo, chi ha Del Piero, no? Che lo, con l'apostrofo un po' pecio frio, no? Perché Alex, giustamente, quello giocava un po' sulle punte, lo mangiano. La palla mezza e mezza, si avventa il loro giocatore più bravo, tira, la palla come nella sabbia, sai, batte, si alza. Loro non avevano una qualità. Orden, picardia e sacrificio, le uniche loro componenti, descritte da questo ragazzo, loro sono stati inferiori tutta la partita. Da quando hanno riconosciuto Del Piero, clic, finito. La scena delle due ore successive è stata: noi mesti che camminiamo, attraversiamo la strada, ci guardiamo come per dire colpa tua, le colpa tua, l'hanno marcavi, te l'avevo detto, non dovevamo giocare, che cazzo vai a rompere i coglioni, sai, tutte queste robe qua, attraversiamo la strada, camminiamo scalzi fino all'hotel, non ci parliamo, facciamo la doccia senza nemmeno dirci a che ora ci vediamo. Com'è finita questa storia? Ovviamente ubriachi al porcao che ha pagato Alessandro. Però questo è proprio la fotografia di quella serata documentata con la passeggiata di Copacabana, no? Con le mattonelle. Eh sì, no? Quelle, tutti come i barettini chiusi la sera. Madonna, io lì l'ho tatuata nel polpaccio, la passeggiata, il disegno delle mattonelle. L'Atlantico dall'altra parte e loro che descrivono la partita con gli italiani mi prendevano da destra, da sinistra, era una locomotora che avanzava, scrivono. E ce l'ha messa nel culo. Questa è la verità. Questa è la partita. E ricordano quella partita come un altro maracanazzo, quando l'Uruguay batte il Brasile nel 50 in casa sua. In una scrittura epica, in una comunicazione tipica argentina, con Del Piero che era arrivato, avevamo fatto tutto per farlo giocare. Cazzo, abbiamo perso. Madre mia! E dov'è che ha scritto questo articolo? Allora, lo metto tutto, Cammello, te lo dico tutto. L'hanno ma sul ripreso, giornale l'ha scritto? No, su tutti i giornali, argentini, spagnoli, brasiliani, messicani. Oh, okay. Tu pensa, io l'ho accennato due o tre volte, ma nessuno ci ha fatto un servizio. È incredibile, l'hanno ripreso tutti. Perché poi questi ragazzi qua erano ragazzi che hanno il sogno della loro vita era arrivare in Brasile e seguire l'Argentina. Gli era andata puttane. Cioè loro non hanno potuto nemmeno realizzare il sogno di vedere la loro squadra, erano rimasti lì, loro volevano solo, pensa, bere birra e fare qualche torneo ai rigori, basta. Cazzo, siamo andati a stimolarli. Bella sta storietta, eh? Bravo, Cammellone.